I diritti umani, ed in particolare quelli dei carcerati, sono stati oggetto dell'incontro fra una delegazione del Parlamento europeo in visita a Napoli e l'amministrazione comunale stamattina nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo. I rappresentanti della Commissione Libertà Civili, Giustizia ed Affari Interni, che successivamente si sono recati in visita al carcere di Poggio Reale, hanno affrontato temi come il sovraffollamento, le condizioni di lavoro e di detenzione e il numero di detenuti in attesa di giudizio. L'assessore al welfare Roberta Gaeta ha ricordato la gravità dei tagli alle spese sociali che rallentano gli interventi per le famiglie e per i percorsi rieducativi, in un contesto in cui non si dovrebbe fare solo assistenza, ma sviluppo della socialità, mentre il sindaco ha illustrato alcune iniziative come l'impianto di compostaggio a Secondigliano, le attività produttive a Pozzuoli e quelle del lavoro socialmente utile per il reinserimento nel mercato del lavoro, oltre alla disponibilità già data al Ministero della Giustizia per costruire un nuovo carcere in città. Cercare soprattutto di favorire le pratiche di reinserimento sociale, lavori socialmente utili e portare la cultura all'interno delle carceri. Sempre si può fare di più, ma soprattutto deve farlo il governo non tagliando alle politiche sociali, perché poi è un taglio nei confronti dei diritti dei più deboli, dei detenuti, dei senza fissa dimora, degli immigrati. Quindi bisogna investire in cultura per dare alternative a chi sbaglia. Ma la situazione carceraria italiana è veramente grave. Il capo delegazione Lopez Aguilar ha definito stupefacente per un paese dell'importanza dell'Italia che la politica penitenziaria non sia mai stata considerata una priorità, evidenziando anche che oltre il 40% dei detenuti è sotto misura cautelare, che istituzioni come il garante del detenuto non vengono ascoltate ed infine che le competenze non appaiono molto complesse e pertanto si pone un problema di strategia a livello governativo. Abbiamo girato una visita di 3 giorni, Roma e Napoli, ma eravamo consapevoli che a Napoli la situazione era particolarmente drammatica. Abbiamo sentito il racconto di tutti gli interlocutori specializzati su questo problema, i protagonisti istituzionali e anche la garante del detenuto. E ci hanno raccontato una situazione che è un esempio negativo di sovraffollamento e tutti i problemi vincolati con questo sovraffollamento: cibo, attenzione sanitaria, opportunità di reinserimento effettivo, ma siamo anche consapevoli che questo è un problema che attiene a tutta l'Europa, ma che in Italia riviste tratti di particolare gravità. Colpisce che non sia mai stata una priorità politico-legislativa neanche bilanciaria. Governo dopo l'altro, mai si è fissato sull'insostenibilità della situazione penitenziaria e del sovraffollamento. Credo che bisognerebbe un passo in avanti per mettere la situazione penitenziaria italiana all'altezza della civiltà giuridica, all'altezza del prestigio della Repubblica Italiana come grande paese fondatore del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea.